Ciao a tutti amici, oggi giornata speciale perché andiamo alla scoperta del monodado. Ne stiamo parlando parecchio in questi giorni, presentati. Ciao, Fabrizio Bardi, un saluto a tutti. Certo. Fabrizio Bardi oggi sei qui in veste di Hankook perché sei il Braccio armato, diciamo. Siamo la struttura che opera e che gestisce sui campi di gara la parte tecnica e logistica per Fabrizione, oltre ad essere super appassionato di caschi, ne ha una collezione. Hankook. Qui è una parte soltanto. Te la invidio tantissimo, se te ne sparisce qualcuno sai che sono stato io, ecco. Però sei anche appassionato, e questa è un po' anche una deviazione del lavoro chiaramente, di monodado, cioè di fissaggi delle ruote sul mozzo chiaramente, attraverso non i classici 5 bulloni, 4 che trovate sulla macchina, 3 sulla Smart, ma invece qui insomma sono soluzioni molto racing, che chiaramente comportano sulla macchina di serie alcune problematiche legate alla facilità di montare e di smontare la ruota quando si è per strada, e magari si buca sfortunatamente. Però chiaramente nella competizione svitare 5 colonnette, a parte la NASCAR che lo continuano a tenere, però appunto in Formula 1 si utilizza questa tipologia di attacco. Nel corso del tempo, anzi, prima di tutto ti faccio una domanda: perché in Ferrari mi hanno detto che il monodado è più pesante e anche meno versatile, ovviamente. In Alfa mi hanno detto che è più leggero. Quindi io deduco che sia una questione legata al mozzo di partenza. Beh, sicuramente, e poi come tutte le cose dipende dal punto di vista da cui uno Certo, osserva la certo. situazione. Nel senso, A parità di tecnologia è più leggero probabilmente, no? A parità probabilmente di sì, tecnologia. sicuramente anche per i materiali utilizzati, ma una cosa è avere un peso X che sia al Certo. centro esatto del mozzo, quindi nel fulcro di Certo. rotazione della ruota, una cosa è averlo più distante e quindi dal punto di vista proprio cinematico il Certo. peso aumenta, anche se in realtà mettendoli sulla bilancia potrebbero pesare uguale, Chiaro. ma i 5 bulloni che sono più distanti dal centro hanno un peso superiore. Oggi siamo qui di fronte a una collezione, direi fantastica, perché qua c'è veramente la storia della Formula 1 moderna, ma anche insomma abbiamo anche un ricordo del passato. Perché da quale partiamo? Partiamo da quello di Senna. O Allora, se no da quale partiamo? No, partiamo dagli anni 50. partiamo dagli anni 50. Vai, partiamo Negli anni dagli anni 50. 50, Monodado sempre, ovviamente. monodado, si usava questi gallettoni che venivano chiusi e serrati a A martellare. martellate, sì. Infatti c'è Quando il i pit segno della stop martellata. duravano 2 minuti, erano Erano tagliandi più che altro. tagliandi praticamente, si prendevano a martellate, c'era il tempo di prendere a martellate i Certo. gallettoni e si serrava così la ruota. Pian piano ci si è Evoluti. spostati, ci si è evoluti, sono cambiate le forme dei gallettoni, sono diventati più ampi, a 3 galletti invece che a due, ma pian piano si è ritornati indietro, quindi anni 60 in Formula 1 si è ritornati da metà anni 60 al serraggio con i Ok. dadi sulle colonnette. Poi la tecnologia è avanzata, non c'era più bisogno di prendere le martellate, ma siamo passati al monodado nuovamente, circa metà anni 70, quindi con Certo. dei dadi fissati però con delle chiavi. Qui Ok. c'è una piccola collezione. Fammi vedere, allora, questo che avevi in mano vibra di Allora, suo. questo vibra. Questo vibra, Questa è di questo. una McLaren MP4 del 93. Quindi Ayrton Senna, tanta Quindi roba. Ayrton Senna. Potrebbe essere anche stato usato da Andretti. Potrebbe essere stato O usato anche da anche, o, anche Andretti, da Häkkinen in, o sicuramente. anche da Häkkinen in fase di collaudo, ma Esatto. è stato attribuito a Senna. La collezione mia, ci scrivo cosa mi Però no, è pare. stato attribuito a Senna ed è insomma vibra, infatti il dado più veloce della Terra è Il stato dado più veloce questo, della Terra, e sicuramente. è appunto McLaren MP4 barra 8, e qui iniziamo comunque già a vedere una costruzione innanzitutto molto leggera, Sì, leggerissimo, ma esagonale. esagonale. Diciamo che dall'evoluzione del dado si vede anche l'evoluzione dei regolamenti. Per Certo. esempio, si continua fino ad arrivare ancora al 94, il dado è ancora fondamentalmente Questo è esagonale, Benetton. anche con piccoli accorgimenti. Questo è il dado della Benetton Anche questo andava B194, come un caccia, come un caccia bombardiere, un con un altro che altro andava pilota non da forte, poco, non da poco. con Mr. Schumacher. Mr. Schumacher, anche lui esagonale, Esatto. costruzione diversa, comunque si assomigliano, ma Sì, iniziamo però già a si avere una cosa comincia ad avere diversa. degli accorgimenti per ovviare a quando si sciupavano gli spigoli Certo. nella pistola e quindi non entrava nel gotto. Poi cambia il regolamento, i pit stop diventano sempre più importanti, diventano parte Meraviglia. della strategia di gara e Certo. allora c'è bisogno di farli sempre più velocemente Eh sì. e più pit stop a gara. Allora anche il dado si deve adeguare. Quindi si iniziano ad avere queste forme. Questa per esempio Questo è è un di altro che va Alonso, piano, un altro che va un piano, altro che andava pianissimo, Fernando Alonso. Fernando Alonso. Questo è già un dado che si vede dedicato, quindi
con un sistema di serraggio completamente diverso, certo, fatto per non dover cercare l'esagono con la pistola, avere un'esecuzione il più veloce possibile e il meno dannosa sul dado stesso. Salutiamo la R26 di Frenando, perché adesso è Frenando Alonso, non è Fernando. Ci spostiamo a questo. Però tornerà Nando, grandissimo, io ti tifo, lo so, tornerà sicuramente. Nico Rosberg, 2008, anche lui un altro accelerante. Però diverso, perché iniziamo a vedere veramente un numero di, come si può dire, un numero di denti, di agganci. Esatto. Molto più numeroso e quindi anche molto la pinza numerose, molto più precisa è appunto quello. Arriviamo al 2010, questo è un dato della Ferrari di Alonso. Anche qui bellissimo, molto leggero, sono in titanio questi, in cosa sono costruiti? In titanio. Questo è forato addirittura per alleggerimento e è bellissimo, veramente una costruzione fino ad arrivare alle mastodontiche. Ma guarda che diversità costruttiva che hanno questi due elementi, pazzesco. Questa di che macchina è? Sempre Ferrari, ma del 2016. Questo è un Vettel. E qui si vede tutti i sistemi di protezione, di protezione per evitare lo svitamento e il sistema... Cioè il meccanico, quando noi vediamo che fa così, cos'è che fa esattamente? Perché poi alla fine... No, quella è la pistola che lo fa automaticamente. Ok, però loro alla fine del pit stop tirano qualcosa, fanno qualcosa. Sì, ci sono anche delle sicure esterne. Ma cos'è? Tirano la sicura e quella si assicurano che si è chiuso praticamente. Non si chiude più, non si aprono più questi denti. Okay. E questi qui, si vede, hanno i segni di una specie di Sieger gigante, interno ruota, perché questi, come questo da DTM per esempio, sono stati i primi, questo è un dado Mercedes DTM, sono stati i primi ad utilizzare il sistema dei dadi solidali con la ruota, quindi prima ancora che la Formula 1. Certo, meraviglia. Bella, un bel percorso nella storia della Formula 1, diciamo che tra questo da 2 minuti a questo a due secondi c'è un'evoluzione spaziale, si è evoluto il motorsport, si sono evolute le gomme, magari di quello ne parliamo in un altro servizio, si è evoluto anche il ruolo dei gommisti, poi ovviamente anche in voi, perché la gomma è diventata fondamentale, sempre stata, ma sempre di più nella prestazione delle macchine e appunto soprattutto le gomme oggi hanno anche questo ruolo di essere declinate nel contesto della progettazione della vettura, non sono solamente tonde nere, ma aiutano la macchina ad andare meglio fondamentalmente, proprio perché sono progettate. D'altra parte è l'interfaccia fra la macchina e la realtà, che è poi l'asfalto. Non c'è dubbio. Il collegamento lo fa la gomma. Molto bene, allora andiamo, ti saluto, Fabrizione, grazie, sei stato veramente numero uno e abbiamo anche cercato di capire perché Ferrari dice che è più pesante, mentre Alfa Romeo è più leggero, dipende da dove si parte, sempre una questione di punti di vista. Ciao! La passione non è solamente gomma, ma è anche caschi, non ci posso credere, mostrami un po' di caschi. Allora, questo è da paura perché è un Clark vero. Sì. Cioè, un Jim Clark vero, c'hai? È un Jim Clark originalissimo. È il pilota più veloce nella storia, veramente è stato, stato il più veloce nella storia. Gilles Villeneuve, il pilota più pazzo. Questo è un casco vero anche di Gilles. Questo è un casco vero mai utilizzato. Ah, sei il numero uno. Questa è una serie che va fatto fare Bell. Che meraviglia. È un casco omologato FIA del 75, quindi un casco del 78 quando sono stati fatti. Meraviglioso. Questo invece è questo un Capelli. Questo è un casco di Ivan. Ivan Capelli, Ivan grandissimo. Capelli. Che bello, originale anche lui. Originalissimo. Questo è un Nannini. Questo è il casco di Nannini. Nannini. Fantastico. Grandissimo Sandrone. Numero uno invece questo di Nando. E questo è, anche questo è mai utilizzato, quindi questa è una replica fatta per gli sponsor, ma dal suo pittore. Qui ci abbiamo... Un Villeneuve. Un Villeneuve figlio. Usato Villeneuve. Anche questo nuovo. È usato sicuro? Sicurissimo. Nel vero senso della parola, è un casco, perché più sicuro di quello non c'è niente. E quello è un Lando Norris. È un Norris quello. Sì. Un Norris originale. Bravo. Cioè, qua la passione per... La passione non si ferma.